Prima la forzatura con la richiesta della fiducia sulla legge elettorale, poi l'attacco al governatore di Banca Italia Visco. In un clima da campagna elettorale, il segretario del PD Renzi fa terra bruciata intorno a Palazzo Chigi e per la seconda volta mette in difficoltà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Sapeva tutto sulla mozione anti-Visco approvata alla Camera, rivela Renzi che continua il suo tour in treno, ma fonti di Palazzo Chigi smentiscono alcune ricostruzioni di stampa e sottolineano come sul tema Banca Italia le decisioni del Presidente del Consiglio saranno basate esclusivamente al criterio di salvaguardia dell'autonomia dell'Istituto, in linea con quanto detto dal Quirinale. Gentiloni, che a Bruxelles per il vertice europeo affronta il tema banche, ma senza entrare nella polemica. E che non ci siano misure inappropriate o intempestive che rischiano di invece produrre difficoltà nei meccanismi del credito e nella tutela del risparmio. La prova di forza di Renzi, che sul capitolo banche sa di giocarsi molto al voto, tuttavia divide anche il Partito Democratico, con voci critiche che invitano il segretario a non rincorrere i 5 Stelle in vista delle prossime elezioni. Visco va sentito comunque a prescindere perché ha delle pesanti responsabilità. Banca Italia doveva sorvegliare ciò che non ha sorvegliato.